Allora, buongiorno a tutti, io cercherò brevemente di spiegarvi un pochetto quelli che sono le zone un po' d'ombra dei software gratuiti, perché molto spesso trovate, che ne so, sui telefoni roba del tipo applicazione gratuita, bellissimo, sto gioco è gratis, poi invece dietro c'è tutta una roba un po' strana che vi vorrei spiegare velocemente. Una domanda così per rompere un po' il ghiaccio: chi è un po' nerd qua dentro? Mani, alzate queste mani. Soltanto noi. Solo noi? Stanno tutti qui perché vanno costretti i docenti. Siete stati tutti quanti costretti dai docenti a venire qua. Ma sì, infatti, ma la ripetono. scherzo. Allora, no, vi volevo spiegare questo. Dunque, come ha illustrato bene il collega, l'open source aveva questa definizione originaria, no? Quindi qualcosa di un software aperto, quindi a sorgente aperta, possibilità di modificarlo, possibilità di aggiornarlo, tutti potevano lavorarci come una grande comunità. Quindi è un software progettato per essere accessibile pubblicamente e chiunque può vederlo, modificarlo, distribuirlo secondo le proprie necessità. Cioè, una roba fighissima. Qui chiunque mette le mani, fa della roba assurda, veramente. Prima mi ha subito litigato Gabriele, che gli ho portato la presentazione in Microsoft PowerPoint. Dice: Mori, così non va bene, dice, questo è sull'open source. Ma io adesso, se possiamo tornare alla pagina quella di presentazione iniziale, ecco, volevo far vedere, ecco, io sono un economista, quindi diciamo che io sto un po' dalla parte di come ragionano le aziende che guardano al profitto, e proprio per questo motivo, soprattutto per la parte di comunicazione e marketing, vi posso dire quali sono le strategie e quali sono i pericoli, poi, che noi non vediamo, però ci sono quando andiamo a utilizzare certi tipi di software. E qual è la logica che dicevano prima i colleghi, no? Il profitto, il fatto che comunque ci sono interessi in gioco importanti. Adesso vi faccio vedere un paio di cosette interessanti. Quindi, vabbè, viene sviluppato questo software open source con approccio collaborativo, decentralizzato, revisioni condotte dalla community, e quindi questo discorso da peer review. Quindi non c'è dietro una singola azienda o un singolo individuo, magari all'inizio sì, probabilmente, no? È venuta l'idea, una che viene l'idea a 15 persone contemporaneamente, però l'idea è quella che parta da un soggetto e poi si allarghi a una comunità che tutti quanti dicono: ma sai, questo progetto è interessante, sai, questo progetto è bello, o alla fine possiamo creare qualcosa di grande tutti insieme, ognuno fa il suo, ognuno migliora. Ecco che è nato, per dirvi, che ne so, Wikipedia, lo conoscete? Non è software open source, ma il principio è più o meno lo stesso. Non conoscete Wikipedia? Cioè, il ragazzo lì probabilmente è arrivato già alle 10:30, l'abbiamo ucciso, così. Allora, dicevo, quindi il codice sorgente gratuito, libero utilizzo, può utilizzarlo chiunque, modificarlo, questa è la cosa interessante, e utilizzarlo anche per creare degli aggiornamenti che poi saranno ridistribuiti e disponibili per tutta la comunità. Quindi se io dico: vabbè, questo c'ha un bug che non mi piace, qui ogni tanto se blocca tutto quanto, arrivo io e ta-ta-ta-ta-ta, lo sistema, ti è, adesso questo aggiornamento porta il mio nome, Maurizio. Bene. Adesso questo discorso dell'open source, che mi sembra tutto abbastanza chiaro e bello e funzionale, ha prodotto della roba che dovreste conoscere. Questo lo conoscete? Sì? Questo? Chi lo conosce questo? Alzate le mani. Tu non vale. Ok, bravi, ammazza. Allora, perché non avete risposto alla domanda sui nerd? Avanti, per favore. No, che bellezza. Oh, no. Beh, vabbè, adesso è LibreOffice. E vabbè, dai, l'originale, ho messo l'originale. Punto org, dai, non fa figurarci davanti al pubblico. Allora, questo è, hai ragione, proprio così, l'origine. Questo l'avete mai usato? Lo conoscete? L'avete mai visto?
è una specie di suite Office gratis. No, cioè alzate le mani chi conosce o ha usato questo. Sì, sì, vai, facciamo nomi e cognomi, che funziona tutto meglio. Questo considerate era una suite di Office. Sapete quanto costa Microsoft Office adesso? Una copia originale? 70 euro. Bravo. Mazza, lo comprate tutti qua dentro Office, che sapete bene il prezzo. Allora, 100 euro? Come? Li obbliga a comprare. Allora, 100 euro, diciamo l'ultima release, per dire, ok, ma qualcuno ha detto anche 100 euro l'anno, perché vedremo, sono inventati anche un altro simpatico meccanismo che alla fine dice, ma perché lo compri una volta sola? È meglio che lo compri ogni anno, no? Ragazzi, qui il ragionamento è stato a pettinare il bando. Questo? Sì, chi lo conosce? Sì. È tipo Windows, capito? Cioè, questa è una roba scarsa, poi la roba serie. C'è Windows che funziona in massimo. Se mai è il contrario, è Windows Media Player che è tipo questo. Su Windows, diciamo che è. Sì, 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 infatti. Sì, sì, sì. Ma noi informatici c'è un detto. Se non lo legge QLC, non è multimediale. Va, sì, sì. Che apre tutto. Qualunque cosa. No, ma fate le robe, poi c'è dei upgrade assurdi, ho visto anche quello stream. Fino a poi internamente. Ecco, per esempio, scusami, lo sapevate che VLC fa anche conversioni di formato? Cioè se voi avete, che ne so, un video che vi hanno passato e volete tirare fuori solo l'audio, già bisogna andare su internet a cercare programmi strani, servizi che carichi il video e ti restituisce l'audio. Apri il VLC, li converti, voglio l'MP3. Fatto, fa tutto, fa lo streaming in tempo reale, in diretta, cioè, basta. No, però Gabriele, perché a noi ci piace andare su siti sconosciuti a caricare i nostri file, esatto, a gente di cui sappiamo di poterci fidare ciecamente. Bravo, che non li utilizzerà mai, che li cancellerà subito. E poi WordPress? Questo è un po' più difficile. Chi è che lo usa questo qua? Chi l'ha mai usato? Sì, sì, bravo, bravo. Ok, questa è una roba veramente figa. Allora, diciamo che qui si apre un grande dibattito tra i puristi che i siti web li fanno soltanto in HTML e quelli scarsi come me che a volte sono costretti a usare questo, ma per due semplici ragioni: uno per una questione di tempo, due per una questione di costi, perché quando trovate l'aziendina non è che gli potete fare il sito tipo Amazon che gli costerebbe 10.000 euro quando ne guadagna 50 con tutte le ruote. Quindi vi dico, vabbè, per fare una cosa veloce lo facciamo in WordPress, li facciamo contenti, Sì, non è la stessa cosa, diciamo, dai. Lui è chiaramente un purista. Adesso andiamo invece, abbandoniamo l'open source e andiamo un po' sul software gratuito, che come avrete capito non sono la stessa cosa. Software free o gratuito, chi lo riceve e chi lo trova, chi se lo scarica, insomma, ha la possibilità di utilizzarlo liberamente. Più o meno, esatto, a seconda dei casi. In alcuni casi potrebbero consentirvi di modificarlo, ma già questo è molto più raro. Possiamo andare avanti. Grazie. Quindi software freeware, software free, gratis, quello che volete, distribuito gratuitamente senza bisogno di licenza d'uso, per lo più reperibile attraverso internet. Il concetto è molto semplice: il software è gratuito, me lo scarico, loro ti dicono guarda, te lo usi come ti pare, però cerca di non mettere, cioè non è aperta la sorgente, quindi non è che ci puoi mettere le mani, non è che lo puoi modificare, non è che puoi andare a dire in giro guarda l'ho modificato, questa è la versione di Maurizio. No, semplicemente lo prendi, lo usi, se ho fatto un buon lavoro magari mi mandi una donazione, no? Adesso se, ecco, per esempio questo qui è un sito che si chiama Ship Friends, gli amici della pregola, e i nomi singolari, questi purtroppo. Ah, c'è una. No, niente. Ci speravamo. Allora,
Questo è un sito web con alcuni software gratuiti, utilità gratuite. Per esempio, il software che utilizzavo spesso era questo semplicissimo lettore MP3. Per i computer a basse prestazioni, vecchi computer eccetera, dove non, mentre senti gli MP3 non è che si va a bloccare tutto quanto il sistema. Questo semplicissimo lettore MP3 voi lo scaricate, lo usate, nessun problema, non pagate nulla e poi se volete c'è lì il tasto donate sul sito web e potete riconoscere qualcosa al disgraziato che si è messo lì a crearlo per voi. Poi abbiamo la grande categoria dei software a pagamento. Quindi software a pagamento che significa? Chi è che lo sa che significa un software a pagamento? Come funziona? Non avete mai pagato un software? No, noi ci mettiamo le crack, professore, che ancora a comprare software. Allora, il software a pagamento prevede l'acquisto di una licenza. Di solito ci stanno vari meccanismi per evitare il fatto che venga copiato, codici, seriali, telefonate, cose così. Poi noi che siamo furbi, ci mettiamo a pagare mo tutto quello che siamo ragazzi, mo un giorno pagheremo, mo stiamo un po' sulle spese, quindi che cosa facciamo? Ci scarichiamo una crack, proviamo qualche sistemino su internet e lo mettiamo lo stesso. Bene? Tu l'hai fatto. Fatta molto benissimo. Allora, che succede? Succede che noi sì, siamo furbi, ok? Ma in realtà sono furbi anche loro, perché se ci pensate bene, ma com'è possibile che di questi software si riesce sempre a trovare un sistemino per farli funzionare lo stesso? Allora, in alcuni casi non lo trovate. Ci sono alcuni software che mi dispiace dirvelo, se l'intento del progettista, insomma, dell'ingegnere informatico è di non farvelo copiare, state tranquilli che non lo copiate, ok? Tipo, avete mai visto quei programmi di borsa e finanza, le azioni salgono, scendono, Bloomberg, sta roba qua? Quello è un software che costa 2000 euro al mese e quello non lo copia nessuno, ok? Ecco. Allora, quindi, che cosa succede? Potete avere questo, loro riuscite ad averlo, però che cosa succede? Che vi abituate a usarlo, ok? Come è successo a me, Office. Vi abituate a usarlo e quando finalmente direte, oh, adesso guadagno 10.000 euro al mese, posso dire, ma basta ste crack, io sono un cittadino onesto, compro il software, quale comprerete? Ormai avete imparato quello che faccio, ricomincio da capo, ho imparato tutto quanto, no, beh, poi disgraziati, sono campato sulle spalle loro 20 anni, adesso è caso che... finalmente, poretti, do la mancetta. Che succede però? Che succede però? Che adesso i software, come dicevamo prima, sono inventati due cose simpatiche. Allora, software a pagamento un tempo era, me lo compro, è mio per sempre, lo uso per sempre, buonanotte. Infatti se andate nelle aziende qualcuno c'ha ancora Office 2003, 2007, queste versioni. Come? Sono andato, sì, beh, ancora stanno Windows XP, insomma, sta roba che è terminata l'assistenza da tempo immemore. Poi che si sono visto? Top del top, sono d'accordo. Sono d'accordo. Allora, che cosa abbiamo? Quindi il software te lo comprai e stai a posto. Adesso che cosa sono inventati? Che tu, se vuoi avere il software sempre aggiornato, siccome io azienda pago il programmatore costantemente per aggiornare il software, bisogna che mi paghi costantemente, se no io sono un programmatore, come lo pago? E quindi sono inventati l'abbonamento che ogni anno si paga in meno, però c'hai 365, questo è aggiornato tutti i giorni dell'anno, c'hai sempre l'ultima cosetta, l'ultima, poi gli danno 5 terabyte di spazio in cloud, beh, il loro cloud, e io capirei quale cosa. Allora, poi come se non bastasse, non è che dici vabbè però lo pago ogni anno, lo metto dove pare, no, perché massimo
Allora, se paghi quello da 50-60 euro, dipende su quale sito lo trovate, un unico utente. Significa un PC e un dispositivo mobile. Io avevo letto un PC e un tablet, quindi c'avevo il tablet loro, solo che siccome era 10 pollici viene considerato portatile e quindi non va bene. Allora ho dovuto comprare questo fino a 5 utenti, ok? Quindi limitazione nel numero di utenti, limitazione nel tempo. Però qui siamo nella categoria di software a pagamento, cioè noi te lo diciamo, è così, se ti sta bene. Adesso, se andiamo avanti, grazie. C'è un'altra. Come? Ho visto le 5 i server, giocolini. Azzurro è tutto bene. Veramente, guarda, errore. Il vero problema sono quei software che so a pagamento. Sì, no? Boh, forse sai, non lo so. So quelli la vera problematica, perché non sono chiari. Cioè, Office te lo dice, guarda, se vuoi il software so 100 euro. È gratuito finché non paghi. È gratuito finché non paghi. Bisogna vedere poi come lo paghi, perché noi conosciamo solo il pagamento in denaro. Esistono dei meccanismi di marketing per superare quella curva d'apprendimento. Voi ogni volta che arrivate a qualcosa, no? Per la prima volta, ne so. Chi è un gamer qua dentro? Chi gioca ai videogiochi? Alziamo queste mani. Allora, la prima volta che usate un gioco, siete tutti dei pro? Tutti dei fenomeni? Io ho un talento naturale. Penso, sì. Poi vanno sui server, li mazzola, diciamo, aspetta forse. Sì, mamma mia, giapponesi. Allora, che cosa succede? Significa che voi avete, anche per i giochi, una curva d'apprendimento. Cioè la prima volta che lo vedo non ci capisco niente, la seconda volta un po' meglio, piano piano c'è, cioè, questa curva che riusciamo a sviluppare, e poi quando arriviamo qua si dice, oh, mo finalmente, se non altro mi diverto, qualche kill a casa la porto, ok? Io come azienda voglio che voi questa curva d'apprendimento la fate subito, perché un conto che vedo un videogioco che è divertente, un conto che vedo un software che lo devo saper lavorare, dici va, vedo un po' questa curva d'apprendimento, quindi cerco di rendervela più facile possibile. E abbiamo i cosiddetti shareware, ovvero software che vi danno un periodo di uso gratuito, quindi vi dico, vabbè, sempre il male supremo, sì. Allora, che significa? Che io ve lo faccio usare 6 mesi, un anno, e voi dite, oh che bravo Maurizio, ce lo fa usare tutto questo tempo gratuitamente, che bello, tanto poi quando finisce il tempo d'utilizzo lo salutiamo. Solo che dopo un anno che usi quello dici, ma io comunque ormai mi trovo bene, ho imparato a usare questo. Tremendo, questo tremendo, teniamolo d'occhio. Quindi lo scopo, classico caso degli antivirus, lo scopo è, ve lo faccio mettere una volta, 6 mesi, un anno gratuitamente, adesso lo so anche ridotto, bastano 30 giorni, poi una volta che ce l'hai dici vabbè, mi sono trovato bene, tengo questo. E questo è un caso. Poi WinZip è una piaga. Una piaga della società. Ecco, perché uso io? Sono la tua nemesi praticamente. No, ma ci vuole anche un controcampo, come dire, certo. Una voce fuori dal coro, no? Ci vuole. Certo, no. Poi abbiamo anche il discorso premium. Vi è mai capitato un software che lo iniziate a usare, la maggior parte delle funzionalità sono gratuite, poi quando vi serve quella cosettina un pochetto più... Power Direct, il Mora. Sì, oppure? Che altro viene in mente? Adobe. Perché qui l'applauso. Allora, finché ci leggiamo i PDF tutto bene, lo devi modificare, devi catturare il testo, devi, non mi ricordo che altro, certo lo puoi fare, conversione, certo lo puoi fare, compri l'abbonamento, costa 1 milione e fai tutto quello che vuoi. Questi sono i software con gli acquisti, oppure così LibreOffice che lo fa grazie, per esempio, oppure spendi 1 milione, insomma. Poi ci sono un'ultima categoria di software che vi faccio vedere, che sono quelli per uso
che distinguono l'uso privato dall'uso aziendale. Mo lui dirà, a me non frega niente perché io dico che lo uso per privato e poi ci metto sull'azienda, però diciamo ci sono aziende che dicono io faccio questo software, se tu lo usi per casa, classico esempio dei software di contabilità, a me non mi crea nessun problema. Certo, se lo usi nella tua azienda multimiliardari al mese, magari se me lo paghi è meglio, ok? Quindi fanno questi i classici software di contabilità. Se ci fai la contabilità domestica, ok, se ci fai la contabilità dell'azienda, magari è il caso di pagarlo. E va bene. Adesso andiamo nella categoria, abbiamo quasi finito, nella categoria un po' più subdola ancora, che conoscete sicuramente bene. Acquisti in app. Vi è mai capitato che l'applicazione sia gratuita, poi... Ecco, entrate lì dentro e state come in un grande e-commerce, state lì dentro e dici allora vuoi superare il livello, comprati il Chupa Chups, compra il Chupa Chups per passare subito il livello, compra la caramella qui, qui vediamo l'incompatibilità. Ok, poi ancora meglio, pubblicità in app. Allora qui l'acquisto è ancora più subdolo, perché in realtà non vi stanno chiedendo soldi, quasi vi stanno chiedendo il vostro tempo. A loro serve il traffico, ok? Serve qualcuno che vada sulle loro app a vedere le pubblicità che poi a loro vengono pagate. Qui stanno pagando il traffico. Voi dite, ma io non pago niente, bene che ci sia la pubblicità, che mi importa, ci può stare. In realtà però lo state pagando come? Fastidioso. È un po' fastidioso. Sì. Sì. Non è solo quello il problema, che tu i soldi ti fai quanti delle parti se ti impegni, ma il tempo che è quello sul soldi. Oh, esatto, è quello, no? È tu cambierai 80 anni, 90 anni, 100 anni, ma non infinito. Mentre i soldi, se sei capace, ne puoi fare quanti delle parti. È così. È la risorsa più preziosa che abbiamo. No, non è acquistabile, non è estendibile. In quantità limitata e definita per tutti. Cioè ragazzi, il tempo è la cosa più importante. Noi perché pensiamo che non paghiamo soldi e quindi è gratis, ma in realtà paghiamo con il tempo. Quando devi stare lì 20 secondi a aspettare che pubblicità e poi fa vedere il video su YouTube, insomma, un po' una rottura. Quindi pubblicità in app, ultima situazione, che sembrano gratuite ma non lo sono, la raccolta di dati. Questa è la cosa più tremenda. Allora, questa la ignorano tutti. Vedo telefoni con 250 applicazioni installate costantemente, di roba che non usano più dai tempi dei tempi. Una volta che sono andati in Francia c'era, non so, negli Stati Uniti c'è stava magari il, la catena. Come? La catena ne so, col White Castle, che qui non ci sta. Ho scaricato l'app e l'app sta ancora lì da 10 anni dentro il mio telefono. Allora, se possiamo andare avanti, faccio quest'ultima slide. Vi è mai capitato di installare l'applicazione Torcia? No, c'è gente che quindi non ha mai visto una torcia di sì. Roba mitologica. Sì, adesso è integrata. Sì, prima però. Prima bisognava scaricarla, no? Allora, no, comunque ancora ci stanno, per fare, che ne so, segnali d'emergenza, tutte queste cose qui. Allora, l'applicazione Torcia saranno 4 righe di codice. Se il bottone premo on accendi la lampadina, se il bottone off spegni la lampadina. 4 righe. Una. Poi la installi. Inverti lo stato della lampadina. Una, inverti lo stato della lampadina. Ma grande, meglio ancora. La installate e l'app Torcia comincia a chiedervi delle cose strane. Tipo, posso accedere ai contatti? Posso? Cioè, beh, amica mia, posso accedere alla videocamera? Posso accedere a fare multimedia? Al microfono? Dico, Torcia mia, scusami, ma tu non dovevi accendere e spegnere la lampadina? A che ti serve tutta sta roba qui? Capì che stai illuminando. Oh, capire? Allora, qual è lo scopo? Lo scopo è in realtà che voi, è gratuita,
di soldi, ma la state pagando con una cosa ancora più preziosa che adesso diamo via, così, che sono le nostre informazioni, i nostri dati. Solo che adesso noi li diamo via un po' come quando davano gli indiani d'America, davano l'oro in cambio degli specchietti. Ok, stiamo facendo un po' la stessa cosa. Però è importante che sappiate che esistono questi meccanismi, ci sono aziende che di questi dati poi li impacchettano, li vendono, ne fanno un business, e noi tutte le app che teniamo sul telefono, anche se non le usiamo, quelle stanno lì e continuano. Posso accedere al GPS? Così sì, ho la tracciatura. E io quando vado a fare pubblicità su Facebook metto un bel cerchio, no? Su Terni, e tutti quei cristianucci che stanno dentro Terni, perché hanno le app di tracciamento tipo Facebook, se beccano la pubblicità in quella zona. Va bene, grazie dell'attenzione. Sì, noi siamo di Napoli, sì. Sì, sì.